cosa. Salviamo. La cosa è 32 bit questa. Che cosa? Questa immagine è 32 bit. 16 bit. Il 32 bit se ci metti ti togli i livelli e le curve. No, lo so, perciò dico. Ok. Ci conviene fare così, così. Beh, riesci a gestire meglio. Dettagli ce ne sono, eh? Non è proprio... Dobbiamo correggere un po' i colori, secondo me. Faccio un colore troppo... No, vabbè, non è male. Dobbiamo bilanciare solo i colori. Allora. Ecco qua. Un po' più naturale. Vediamo un po' di rosso in più. Andiamo sulle ombre. Conviene fare un accento passaggio? Sì, si può anche fare. No, finiamo di vedere come sta. Proviamo a fare un accento passaggio, vediamo cosa esce. Quella poi Orione è bella nella sua estensione, nella sua interezza. Che qui non è tutta. No. Ci manca un bel po'. Questa fa di qua e arriva fino a qua. Questa si allarga e arriva fino a qua. Facciamo una cosa con... andiamo un po' con Camera Raw, vediamo un po'. Ecco, infatti, abbiamo un po' i canali così. Il blu che sta proprio sparato al massimo, eccolo. Va meglio, no? Sì. Poi abbiamo il verde che lo dobbiamo avvicinare, però diventa troppo strana, quindi forse così va bene. Il rosso, che è il colore suo di prevalenza, eccolo qua. Infatti tutti, molti dettagli sono in rosso. Però guarda qua questa nebulosità che sta qua sotto, proprio dettagliata, proprio bella. Ok, poi andiamo qui, togliamo un po' di rumore, ma poco, massimo, togliamo pure i dettagli. Ecco qua. Molto meglio.
Quello poi per non accendere molto il nucleo bisognerebbe fare due riprese, una dell'interezza e una del solo nucleo, e poi le combini. Così in modo tale che il nucleo non viene acceso e vedi le singole stelle del trapezio. Se ci stanno domande, ditemi, se avete dubbi, curiosità, domande. Se avete fatto prove in questi giorni. Io una cosa non mi ricordo, forse è il mio programma, ma questo filtro con la camera RAW, dove sono? Allora, Il filtro. ora te lo rifaccio vedere subito. Filtro. Filter o filtri? Eccolo qua. Ok? No, a me non esce. Come non esce? Secondo me questa versione Forse è la versione di Photoshop che hai che non è. non c'è il filtro. Non è solo leggera. Può darsi. No, 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 quello pure. Prima si installava come plugin a parte la camera RAW, poi l'hanno messo come parte integrale. Non lo so, quello che mi ha dato una mia, ma me l'ha installato un amico. E dopo come installo questo qua che tengo. Che questo è italiano. Sì. No, non ce l'hai, siamo in su Photoshop, vediamo un po' quale versione. È il C6. Questo qua è la serie CC che stanno a fare. Il C7. Cioè c'ha molte cose, però camera RAW dovresti installare a parte per il C6. Se vuoi installarmi questo. Quindi ti devo installare questo che tengo pure io qua sopra, che allora una delle ultime versioni. Ce l'ha incluso già all'interno, per questo non lo trovi. Allora, cosa possiamo fare per migliorare l'immagine? Facendo passaggio. Lo proviamo a fare? Accendiamo? Quindi, filtri, altro. Accendo passaggio. Lo impostiamo per le cose fine, per i dettagli più fini. E poi lo mescoliamo. Eccolo qua. Facciamo un'altra passata? Dupliamo, mettiamo in alto, filtri, altri, accendo passaggio. Questo qui ce l'hai su Photoshop e lo puoi utilizzare per la luna, Infatti questa allora. tecnica. Ok, aumentiamo un po', sovrapponi, eccolo qua. Sì, è uscito qualche stella in più che stavano sotto. Un altro? L'ultimo? Prima duplica e poi lo fa, giusto? Sì, duplica layer, quindi duplica livello, lo metti in alto. Infatti, ecco, guarda, si vede la differenza. Questo è senza accendere passaggio, questo è con l'accendere passaggio e questo è senza. Si vede qualche dettaglio in più. Sì. Allora, filtri, altro, high pass. Andiamo sulle cose sempre un po', sui dettagli fini. Altrimenti accendiamo troppi nuvoli e sovrappongo. Ecco qua. Ora possiamo controllare un po'. Allora, prima uniamo tutte le immagini, poi
così non perdiamo il lavoro che abbiamo fatto. Controlliamo i livelli e le curve. Infatti ci abbiamo più segnale, vedete? Ok, curve. Mi sa che più di questo non possiamo ottenere. Comunque, per essere stata fatta con una banda molto stretta, ci sono molti dettagli. Ma tu, allora, quando fai con la banda stretta, poi dovresti farne qualcuno anche senza niente. E poi così si uniscono le immagini. Poi ci pensa DSS a combinare tutto. In modo tale che hai più dettagli, capito? Perché mo tu qua alcuni dettagli li hai, diciamo, tagliati. Sì, però io per togliere il filtro devo togliere la camera. E poi come faccio a rimetterla più o meno, hai capito? Ci vorrebbe, dovresti prendere il portafiltri a vassoietto, che tu lo sfili e cambi. E occupa molto spazio? No, è un vassoietto, un portafiltri, dopo te lo faccio vedere. Cioè il meccanico? Sì, 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 sì. Oppure una ruota portafiltri proprio. Eccolo qua, sì, con camera RUV si fa sempre migliorare. Ok. Eccolo qua. Vabbè. Direi che l'immagine la possiamo definire terminata. Sì, perché se riusciamo a combinare tutte 96 avremmo avuto più segnale, giusto? Lo vediamo. Sono 23, queste sono solo 23 e già c'è abbastanza segnale. Non c'è dark, non c'è. Sì, per non starci dark, per non starci niente, stiamo messi troppo bene. Vabbè, quello poi dopo perché ha tagliato con il filtro molte cose. È giusto il tuo nome e cognome? Sì. Ok. Mettiamola qua la firma. E brava Michele. Ora salviamo. Te la salvo sulla pennetta. Orione.